Cognome e nome? Soleri Fabrizio, ma a me ci chiamano solo i guardi, mi chiamo Alfredo. Solitario, laconico, imperscrutabile. Legato a una ragazza incensurata, Soleri al momento dell'uccisione del libanese progettava di espatriare con lei. Gli unici che ci possono fermare, siamo solo noi due. Ora le possibilità che se ne vada senza cercare vendetta sono remote. È un criminale dotato di un rigido codice morale. A me per ammazzare una persona mi serve un motivo. Difficile da corrompere. Perché hai detto di sì a quel camorrista? Impossibile da far confessare. Un'altra volta al gabbio. Eh già. Nel caso prendesse il comando della banda, rifiuterebbe ogni tipo di accordo trasversale. E a me non me va di fai favori a chi non me sei inculato pena vita. Per evitare questo rischio si segnala che è molto legato al fratello Gigio, un tossicodipendente facilmente ricattabile. Sta in campana, Gigio. Si allegano alcuni dettagli ottenuti da persone informate dai fatti. Chi è Soleri Fabrizio? Era un sacco di tempo che non sentivo chiamarlo così. Freddo. Un tipo taciturno. Lei in che rapporti è col Soleri? Sa, rispettiamo. Frequentiamo lo stesso bar. Che incarico ha all'interno della banda? Non ci stanno ruoli all'interno della banda. Mica siamo braccianti. Lui pensa. Uno dei capi. Che rapporti aveva con il libanese? C'ha un rapporto fidato. Erano amici. Erano soci. Pensano insieme. Fratello. È sospettato dell'omicidio del libanese? No. Ma che cazzo stai a dire? Andiamo avanti. Il suo punto di forza? La concretezza. È uno gagliardo e tosto. È uno giusto. La sua debolezza? Pensa troppo. E non riesce a vedere bene il futuro. È troppo legato al passato. Il cuore, forse. Ultimo avvistamento noto? E muore, stame stronzo! Lasciatelo. Lasciatelo. Troppo facile. Se vuoi aiutare tuo fratello, devi consegnarmi la banda. Fai schifo. Sei buono solo a giocare con la pelle degli innocenti. Non sono mica io quello che si è fatto tirare fuori dalla fidanzatina.